Eccoci con Pina Terenzi dell'Associazione Donne del Vino. Che cosa significa vino DOCG? Allora, la denominazione DOCG è denominazione d'origine controllata e garantita e è una denominazione che il nostro Cesanese del Piglio ha ottenuto nel 2008, quindi la DOC nel 73 e nel 2008 ha ottenuto il riconoscimento DOCG, che è un riconoscimento particolare perché bisogna seguire un disciplinare di produzione dove si prevede la produzione del Cesanese base e il superiore riserva e in base alla tipologia di vino che si vuole ottenere bisogna calcolare le rese per ettaro che sono 110 quintali per il base e 90 quintali per ettaro per ottenere invece la DOCG superiore riserva. Vai. Eccoci con il sindaco di Piglio, Mario Felli. 42esima Sagra del Cesanese, che vuol dire per Piglio la Sagra del Cesanese? La Sagra del Cesanese è l'evento più importante che viene organizzato a Piglio in tutto il territorio. La Sagra del Cesanese significa che Piglio ha la possibilità di far conoscere il suo prodotto tipico, l'eccellenza che è il Cesanese del Piglio, e la Sagra del Cesanese è un biglietto da visita. Noi dall'anno scorso abbiamo preteso che tutti gli stand vendessero del vino etichettato, quindi del vino dei produttori locali, quindi non più il vino che potesse avere provenienza diversa da quella locale, per dare la possibilità a tutte le centinaia di persone che annualmente si recano a questa manifestazione di assaggiare e quindi di assaporare l'eccellenza del nostro territorio Cesanese del Piglio. Abbiamo anche la Pastina del Frusinate, quindi chi è amante del vino può avere sia il bianco che il rosso, e la Sagra dell'Uva quest'anno è stato un evento particolare perché oltre che ricco di cibo, di fiumi, anche di eventi culturali, di manifestazioni goliardiche, gruppi musicali, abbiamo riempito il paese anche di stand espositivi e di gruppi folcloristici proprio per poter far conoscere agli altri le nostre tradizioni, ovviamente conservare il nostro patrimonio culturale e vinicolo. Ecco, la Sagra vuol dire anche qualità. E qual è la qualità di questa Sagra? La qualità è quella che le dicevo prima, quella del vino. Noi abbiamo un'eccellenza e siamo fieri di avere questa eccellenza, facciamo del tutto per mantenere e per conservare questa nostra grande ricchezza. Il nostro scopo è quello di far conoscere ancora di più il Cesanese del Piglio, il vino del nostro territorio, e quindi far conoscerlo oltre anche ai confini nazionali. Ci sono diverse realtà imprenditoriali che io ringrazio perché veramente con tanta passione si dedicano all'attività agricola e con tanta passione cercano di migliorare qualitativamente il nostro prodotto, che già è un ottimo prodotto. Questa mattina al convegno si è parlato di marketing territoriale e come pensate di sviluppare questo marketing? Pensiamo facendo sinergia con gli altri comuni circostanti. Il singolo comune è soltanto una goccia in mezzo all'oceano, quindi se riusciamo a collaborare, a lavorare in sinergia con le altre realtà amministrative presenti, allora possiamo dare una concreta risposta. Questo significa organizzarci per poter essere più competitivi anche al di fuori del nostro territorio, e quindi è molto importante lavorare con gli altri sindaci che già stiamo lavorando. Io poi questa mattina ho proposto anche l'istituzione di un osservatorio sia del turismo e anche ovviamente dell'agricoltura, proprio per poter lavorare tutti insieme unendo le forze, perché io sono sempre del parere che quando si lotta in maniera compatta i risultati non tardano a venire. Questa festa è riuscita benissimo. Perché è riuscita bene? Allora, oggi noi siamo alla seconda giornata della festa. Ieri c'è stata un'affluenza eccezionale di persone. È riuscita bene perché abbiamo curato i particolari e stiamo tentando ovviamente di curare fino a questa sera la sicurezza, la garanzia dei prodotti, dare un'organizzazione, pianificare un po' tutti gli eventi in modo tale che ci sia poi la possibilità a tutti di poter visitare il nostro bel centro storico e quindi non evitare delle calche, cose che si verificavano nei periodi precedenti. Quindi alla base c'è molto lavoro e ringrazio tutti gli amministratori, anche i responsabili dei capi servizi del comune, che insieme abbiamo lavorato per poter far sì che questa festa avesse un grande risultato, come mi auguro otterrà e come l'ha avuto fino a ieri sera. Vai. Allora, eccellenza, lei è venuta a Piglio per vedere la Sagra. Lei in comune aveva detto anche nel mio paese si faceva la Sagra. Sono uguali queste due Sagre? No, nel mio paese c'è la Sagra dell'Uva e quindi c'è una sorta di continuità anche di conoscenza da parte mia, dove si fanno i carri con l'uva, ma comunque insieme hanno questa grande partecipazione popolare, il che significa che è una caratterizzazione del posto dove si sta.
ma al mio paese non c'è il vino buono come qui a Piglio e non c'è un vino famoso come il vostro cesanese. E allora continuate a conservare le vostre buone tradizioni, i vostri buoni prodotti e fate in modo che anche grazie a queste feste popolari possano essere conosciuti e diffusi i vostri buoni sapori. Grazie. Ciao, grazie, ci vediamo.